Massimo Gaspari, esponente di spicco della Democrazia Cristiana, deputato della DC, ministro delle Poste, Funzione Pubblica e Trasporti, ha segnato la storia dell'Abruzzo. Interventi in aula e tutte le iniziative promosse da Gaspari a 10 anni dalla scomparsa e a 100 anni dalla nascita sono stati raccolti in 9 volumi che fanno capire quanto sia stato importante l'impulso che ha dato alla crescita e allo sviluppo della sua regione di origine e dell'intera penisola. Una iniziativa promossa dal deputato abruzzese di Italia Viva Camillo D'Alessandro, che è stata illustrata insieme al vicepresidente della Camera dei Deputati Ettore Rosato e al senatore Pier Ferdinando Casini. Oggi abbiamo fatto tornare per un giorno Remo Gaspari qui alla Camera dei Deputati, che l'ha visto come protagonista per la sua azione politica, istituzionale, amministrativa, da sindaco di Gissi a parlamentare autorevole, a più volte ministro, sottosegretario. La storia di Remo Gaspari è la storia della modernizzazione della nostra regione e per questo abbiamo voluto dedicargli non solo questa commemorazione qui oggi alla Camera, ma proprio un'attività di studio, di raccolta delle sue iniziative parlamentari, da cui è derivata una collana sull'attività parlamentare dell'onorevole Remo Gaspari. Sono 9 volumi che raccolgono e raccontano con dettaglio tutto ciò che ha fatto per il nostro paese e soprattutto per la nostra regione. Con questi volumi noi dovremo girare l'Abruzzo, soprattutto parlare ai più giovani. Questa è la mia prima ansia e speranza, parlare con questi ragazzi che oggi possono studiare all'università in Abruzzo e devono a un uomo come Remo Gaspari, oppure che possono uscire dall'isolamento della nostra regione con le infrastrutture, lo devono a un uomo come Remo Gaspari, lo devono a quella classe dirigente. Ecco, io credo che la storia, che non si ripete, però serve per fare meglio nel presente e nel futuro.